Hai perfettamente ragione, Barbara, e quindi direi di iniziare introducendo il palinsesto della televisione italiana. Venne l'uomo che ammazzò la moglie, che sposò un creatore, che comprò la d'Urso, che sfidò un pappone, che baciò un fattore, che pianse in diretta, ancora protetta, a milionaire come Michele Misseri e la ex di Vieri, pensò un tifoso e l'anni Galli con Giancarlo Magalli, che al palinsesto mio padre comprò. Thank you.